grazie a tutti gli intervenuti, un grande riconoscimento nei confronti, vedo anche un'importante struttura di collaboratori venuti in Abruzzo a Pescara, ma non solo a Pescara. Ringrazio gli amministratori locali che ne sono venuti e ringrazio anche i vertici sia delle realtà private che sono presenti che del sistema alcuni obiettivi che a 100 giorni noi vogliamo verificare qual è stato il percorso realizzato, che cosa manca, che cos'è che dobbiamo aggiungere per fare in modo che questa regione si tolga dalla sua lentezza, dalla sua inapprociabile, una prossimità collaborativa tra la regione e le ferrovie italiane, una prossimità di natura conclusiva, sapendo che siamo nel mentre di un cammino esigente che dobbiamo fare, che probabilmente conoscerà. Talmente sarebbe, come dire, avremmo tolto parte della carne, però non è servito granché fino a questo momento. Però oggi il porto aereo ha condotto una lunga battaglia che poi ha avuto un esito. Allora Alitalia diceva che non c'era mercato. Così è stato. Alitalia, che era il monopolio, era il vettore, una battaglia molto forte. Alitalia, voi sentirete dire dai nostri interlocutori, anche nelle istanze, il mezzo di trasporto più conveniente in assoluto. Noi cerchiamo di più veloci. Abbiamo coinvolto decine di comuni, istituzioni, canali di commercio, la stessa regione Abruzzo. Noi siamo stati qua con il direttore mesi fa per il motivo che noi conosciamo, perché noi apparteniamo al sud, per cui il sud è carente sia dal punto di vista infrastrutturale. Riescono a dire come mai noi non possiamo sognare anche noi l'alta velocità sulla nostra rete. Ci sono stati tolti perché venivano utilizzati sull'Adriatica per essere utilizzati A. Noi chiediamo B, l'infrastrutturazione, cioè noi chiediamo che verranno realizzati, anche se da mesi sono stati annunciati, si parla di questi 300-350. Noi abbiamo il diritto di avere l'alta velocità. È vero che costa 32 milioni al chilometro, in Italia costa molto più che in altri paesi. È vero che costa moltissimo, che in questo periodo non si guadagnerebbe nella linea adriatica e nel percorrere Pescara con questo grande consenso di avere questo la posizione questa mattina, che dimostra quanto il trasporto possa velocità la ministra, quindi come è cambiata la vita di molti e quanto ne ha beneficiato il territorio. La velocità in sé come il capacità del trasporto tra le due grandi aree metropolitane di Milano, Roma e Torino, ma ha portato un tantissimo vantaggio al traffico regionale. Perché... Che cosa si può fare per portare a 200 km all'ora? Si deve fare quello che si traccia. Il vero problema della velocizzazione della linea adriatica è la tecnologia non delle più moderne, che non consente per molte giornate, anche lunghe, di non superare da Bari fino a Bologna. 40 minuti, 45 minuti sono messi in acqua di un anno e mezzo. I lavori, come ha detto prima l'ingegneria, sono stati progettati, sono stati messi in si avvengono subito, perché i treni che circolano su questa linea, indipendentemente dagli scenari futuri, da avere a disposizione Freccia Rossa, Freccia Rossa. Questa dotazione infrastrutturale internazionale non nasce mai. Allora, vorrei su questa sinergia oggi significa essere tagliati fuori. Lo dico senza ovviamente nessuna polemica, perché non c'è dubbio, fino ad oggi c'è governo che tra i corsie sull'autostrada e poi a un certo punto di questo paese questo sviluppo si ferma. L'Adriatica guadagni la velocizzazione di 200 km all'ora intanto e poi vediamo se possiamo mettere in cantiere l'altro passaggio evolutivo di altri 100 km e ivi depositato venga istruito favorevolmente. Mi permetto di dire a Elia che lunedì il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS approva il progetto della Fondo Valle Santo, 120 milioni di euro. Come si procede? Io non mi vedo.
abbia un po' del nostro treno. Ti devi fare un nardo e compagnia bella. Dove dici tu? Guardate, c'è un, diciamo, salutino, insomma, c'è un emiciclo che può essere comodo per fare una serie. Diciamo che c'è una dialettica in corso. Lì ci deve riconoscere il diritto e l'ambizione. Solo. Dopo per uomini. Rama la dorsale adriatico più bene, appunto, che non speriamo che stavamo facendo piccola giustizia. Questo intervento di lunghezza di natica, l'allungamento di natica fino a qualche tempo fa, pesa meglio di me, e quindi arrivare a completare sostanzialmente la possibilità di farlo da qui con uno standard di lunghezza che fa molto 550 metri. La colonia non c'è, noi abbiamo posto il problema RFI. Il sindaco di Vasto chiede, la portuale di Vasto chiede che il binario si inserisca anche lì, c'è successo nord senza ulteriori manovre e con una possibilità. Comunque questa cosa è richiesta da una vita, da tutti coloro che lavorano con onda serve di ridotto. Questa non cambierà la vita anche Sì, e quindi è loro. È loro, sì, ci dovrà fare.